La 4 di Bedano. Iniziamo oggi una nuova rubrica, la rubrica sulla consapevolezza. E lo facciamo con Fausto Bigolin, benvenuto, di Medidea, che ha, come dire, nel suo portafoglio di attività un personaggio straordinario, Patrizio Paoletti. Qualcuno lo conosce benissimo, qualcuno ne ha sentito parlare, ma altri ancora non lo conoscono. E la cosa interessante è che Medidea, che è in Svizzera a Tenero, gestisce qualcosa che pochissimi sanno, ovvero che Patrizio Paoletti, nei suoi incontri in mondovisione, pensate, in mondovisione con 3-4 mila persone collegate contemporaneamente, online naturalmente, purtroppo questo sapete com'è la situazione, in diversi paesi del mondo, con doppiaggio multilingue, addirittura in ebraico, in francese, in spagnolo, in inglese, ovviamente lingua madre in italiano, ecco, questo succede qui a Lugano, al Padiglione Conza, ed è un evento straordinario organizzato da Medidea e da oggi inauguriamo una nuova rubrica in collaborazione con Medidea, che è la rubrica sulla consapevolezza individuale e quindi, come dire, l'idea, l'astrazione, il progetto, quello che vorremmo realizzare è creare una nuova consapevolezza globale. E non è ovviamente una globalizzazione della consapevolezza, quindi ci teniamo molto a dirvi questo. Ma ora facciamo conoscenza con Fausto Bigolin. Come nasce la vostra amicizia, collaborazione e potremmo quasi dire sodalizio con Patrizio Paoletti? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Marco per questo invito. È un piacere essere qui e poter parlare di questa cosa che per me nella mia vita è stata veramente un qualcosa di speciale e avere quindi l'occasione di organizzare qui a Lugano questo evento in Mondovisione, come hai ben detto tu, è qualcosa che ci rende anche fieri proprio come ticinesi. Io l'ho incontrato Patrizio, sono stato invitato più di 20 anni fa a un suo seminario, lì si poteva andare in presenza fisica, oggi temporaneamente no, ed sono arrivato un po' così a vedere, vediamo cosa succede qui. E devo dire che in 3 giorni di allenamento, perché poi Patrizio io ho avuto molti allenatori nella vita, nello sport, nello studio, eccetera, ma Patrizio ha qualcosa di speciale, lo vedevo proprio appassionato, si vede che ama quello che fa, lo fa bene, sa trasmettere proprio con entusiasmo, capacità, competenza la materia e quello che accade è che poi la vita delle persone cambia. Io vedevo le facce delle persone presenti in sala dal primo giorno, sì, tu vedi una luce, no, negli occhi delle persone, dici, ma qui sta accadendo qualcosa di importante. E per me, pensa che io avevo un ginocchio bloccato dopo un grave infortunio giocando a calcio, e lì dopo, come dicevo, queste ore di lavoro e una tecnica, sebbene mi avessero detto che non avrei mai più potuto piegarlo, il ginocchio mi si è piegato magicamente. E quindi ho detto, miracolo, qui c'è qualcosa di interessante. Però in realtà questa cosa nasce da te stesso. Cioè, in realtà, ecco, certo, diciamolo certo. Ai nostri spettatori che ci ascoltano, non stiamo parlando di un nuovo messia, non stiamo parlando di un guru, non stiamo parlando di persone con poteri magici. La magia di Patrizio Paoletti, correggimi se sbaglio, è che in realtà aiuta le persone a trovare la consapevolezza in loro stesse, a trovare la forza in loro stesse, trovare l'energia positiva che ti fa anche magari passare qualche male fisico, perché sappiamo che siamo tutti un sistema connesso dentro voi stessi, dentro noi stessi, e quindi fondamentalmente lui non agisce dicendoci c'è la luce, segui la luce, ma trova la luce dentro di te, ho capito bene? Certo, sono tutte cose che puoi fare solo ed esclusivamente tu. L'unica cosa che ti viene, se vuoi, richiesta è che devi tu darti la possibilità di dire, ah, vediamo cosa sta accadendo, di fare esperienza. Quindi anche lui, io lo apprezzo proprio per questo, perché è molto, una persona molto concreta, no? E ti dice, non credere a nulla, tu sperimenta. Quando hai fatto la tua esperienza, vieni, parliamo e dimmi cosa è successo. Quindi cosa è successo in questo evento? Dov'era questo evento? A San Marino. A San Marino? Al multi-eventi, mi ricordo ancora, era nel 99, novembre 99.
E quindi una grande sala, un po' come andare a un concerto, perché era un vero e proprio spettacolo, no? La formazione molto coinvolgente, dinamica, si lavora sui tre livelli, quindi concetti a livello cognitivo, poi a livello fisico si faceva proprio anche attività, si fanno esercizi, si fa molto coinvolgente, e quindi a livello emotivo tu ti senti parte di questo processo, no? Non è come essere solo spettatori passivi, ma tu sei proprio parte del processo, e questo è importante perché dall'intensità, dall'entusiasmo che anche tu, dall'impegno che metti in quello che fai, e il parallelismo, per esempio, io ho fatto sport per una vita, è la stessa cosa, se tu non ti impegni, non ti alleni, non è che può farlo l'allenatore per te. Certo, no? Quindi in qualche modo l'allenatore ti deve ispirare, ecco, ti deve stimolare, chiaro, a ovviamente impegnarti, a farlo bene, a dettagliare, a mettere a fuoco, no? E questo, il avere un metodo, così come nello sport, anche qui, avere un metodo è garanzia di risultato. E parliamo di questo, parliamo del OMM, che si potrebbe anche pronunciare OM, però ovviamente è scritto in modo diverso, OMM, che è la One Minute Meditation, cioè la meditazione in un minuto. Sono 30 anni che Patrizio Paoletti ha ideato, concepito, definito, scritto e raccontato questo metodo. Ci puoi sintetizzare, ovviamente non c'è qui Paoletti, ma sarà presto la settimana prossima con noi, come funziona questo metodo? Cioè, io ho letto il libro, quindi potrei già dirtelo, ma raccontalo tu. Questo nostri sarebbe interessante, magari lo chiedo io a te, che cosa hai capito, no, da questo? Sì, allora, il metodo, da quello che ho capito io, il metodo di One Minute Meditation è un sistema per poter meditare nella vita di tutti i giorni, cioè riuscire a estrarre un minuto dalla nostra vita per concentrarsi, per rilassarsi, per avere, come dire, mettere un ordine nei pensieri, nell'anima, nei sentimenti, nelle emozioni e così via, distaccarsi un attimo, però senza per questo, come dire, isolarsi, ma trovare un momento di raccoglimento estrapolandolo dalla nostra giornata. Patrizio scrive nel suo libro, dice: possibile che un minuto al giorno non lo troviate? Ce l'hai un minuto, dici, ce l'hai un minuto. E poi dice la cosa fondamentale, quella che mi ha appassionato, qual è? Dice: in un minuto possono succedere, in meno di un minuto possono succedere delle cose incredibili che ti possono salvare, cambiare o rovinare la vita. Quindi, ci pensi, quando prendi una decisione importante nella vita lo fai in un attimo, esatto, no? Esatto. Ma in quell'attimo tu ci devi essere, questo è, esatto, è diciamo lo stimolo che vogliamo fare grazie a questo libro, che è una guida pratica, semplice, sì, accessibile a tutti, basata sulla mano, no? Tradotto in 11 lingue, quindi disponibile in Amazon. Ed è proprio quello che dici tu, ma possibile che non abbiamo un minuto da dedicare veramente a noi stessi, a che cosa è veramente importante per noi? Fermarci, fare un respiro profondo, connetterci alla nostra dimensione valoriale, ai nostri sogni, ai nostri desideri, e grazie a questa pratica delle cinque dita, fare il percorso, abituare il cervello a fare questo percorso e quindi farlo sempre meglio per rendere poi efficace, esatto, ciò che ci diciamo. Per chi non lo sa, nel nostro pubblico, raccontiamogli. Allora, vediamo se me li ricordo. Dai, a grandi linee. C'è un piccolo allora, test. Abbiamo le dita, sono uno che vuol dire va bene, cioè cominciare a dire ok, non chiunque tu sia, vai bene, esatto, parti. Sì, anche se magari non sono perfetto, però intanto sono così, che ho da fare. Vai. Due, diciamo, è la direzione, quindi dove voglio andare, chi vorrei essere, o comunque dove sto andando in questo momento. E comunque in questo tuo muoverti verso, mira in alto, dici anche, certo, no? Vai, certo, oltre i limiti soliti, a quello il che ti dice il dito medio, che non vi mostriamo, rinchiude le 3D, no? Che sono il distacco, la determinazione e distanza e determinazione. Ecco, che concettualmente il dito medio in qualche modo lo raffigura, è il dire ok, prendiamo le distanze dalle cose. Posso dirti che io qualche giorno fa ero sul set del film su cui stiamo lavorando, e c'è stato un momento in cui ho usato il metodo OM. Ah, sì, subito, perché è pratico, in un momento di tensione fortissima ho detto: cosa faccio? Seguo l'istinto o
come dire, mi fermo un attimo, prendo un minuto, rifletto e ho fatto una meditazione live in tempo reale, guarda, 40 secondi, neanche forse è passato un minuto, ho ragionato, ho digerito quello che stava succedendo e l'ho normalizzato. E quindi, come dire, non completamente, perché non è facile, perché sono alle prime armi, però ce l'ho fatta. Il sistema, allenabile. Posso dire che il sistema, ovviamente quando piano piano lo assimili, cioè, ci vogliono 365 giorni per diventare bravi. Infatti Patrizio ha creato questo programma di meditazione in 365 pillole, ognuna delle quali ti porta a un passaggio, diciamo, ulteriore. Allora, l'anulare è la promessa, giusto? Giusto. La promessa, quindi quando noi in qualche modo ci poniamo un obiettivo e facciamo un patto con noi stessi, con qualcuno, in qualche modo stabiliamo una relazione, un legame, corretto? Corretto. E tu hai fatto il tuo percorso interiore, hai individuato cosa è veramente importante per te, lo metti a fuoco correttamente e poi dici, ok, di nuovo, no? Ok, impegno, sì, posso farlo, mi impegno in quella direzione. Esatto. L'ultimo è le piccole cose quotidiane, il mignolo, cioè sostanzialmente il bello, no, di questo metodo qual è che tu non è che devi rivoluzionare, lasciare la moglie e il marito, cambiare casa, licenziarti necessariamente, magari sì, magari no, però in un certo senso tu in realtà nelle piccole cose della vita, nelle piccole, anche soltanto comprare una tovaglietta nuova e mettere una tovaglietta più allegra, più fresca, più che non magari non ti porti via dei ricordi di qualche brutta esperienza del passato, anche una cosa banale come una tovaglietta su cui tu mangi può essere, no, decisiva, no, per il tuo sviluppo o mille altre soluzioni. Certo, le cose devono anche essere semplici, concrete, applicabili, misurabili, applicabili, esatto. Quello che hai detto è corretto, lì dove sei, chiunque tu sia, lì dove sei, puoi fare quello che c'è da fare per raggiungere ciò che per te è importante. Quindi è importante anche creare un ambiente, un contesto in cui questo possa avvenire. Chiaro. E gli eventi in generale che organizziamo hanno questa finalità. Un po' uno specchio dove uno si può guardare e fare un punto nave, dire, bene, dove sono arrivato, dove voglio andare, no? Quali strumenti ho a disposizione, e questi noi offriamo strumenti semplici, efficaci per fare questo. Quindi non solo al singolo, ma anche a organizzazioni, aziende, importanti aziende. Hai anticipato la risposta alla mia domanda, infatti ti avrei chiesto che cosa Patrizio farà in questo evento che è il 28, 29 e 30 maggio, che diciamo non sappiamo ancora se sarà possibile per qualcuno partecipare di persona. Pochissime persone forse potranno farlo, ma tutti possono seguirlo online, giusto? Giusto. Ed è un evento praticamente il 29 e 30 quasi tutto il giorno, e il 28 mi pare il pomeriggio sera. Sì. Comunque trovate il programma sul sito di Paoletti, che poi metteremo nel video. No, il sito è di Medidea poi. Pardon. C'è anche Paoletti. Il sito di Medidea dove viene presentato l'evento organizzato da Medidea, in cui è ospite e coach Patrizio Paoletti. Ecco, scusate, bacchettata sulle mani. Allora, Fausto, tutto questo, quindi che cos'altro viene insegnato? Quindi questo rapporto tra spiritualità, intelletto e azione fisica viene raccontato all'interno di questo evento. Che cos'altro viene? Cioè, alla fine uno si iscrive, paga e partecipa, e che cosa porta a casa effettivamente? Allora, innanzitutto un'esperienza molto ricca, arricchente e utile, pratica. Oltre a Patrizio Paoletti ci saranno anche altri trainer, Stefania che si occupa del movimento consapevole, quindi ci saranno proprio delle sessioni pratiche anche la mattina presto di meditazione e movimento consapevole, esatto, yoga, kriya yoga. E il tutto finalizzato a permettere alle persone di centrarsi, no? Di trovare quell'equilibrio e quella condizione affinché quello che poi viene fatto, il percorso condotto magistralmente da Patrizio, possa avere un effetto, un'efficacia significativa per chi lo fa. Quindi mens sana, anima sana, in corpore sano. Fondamentalmente, diciamo, i latini avevano già individuato qualcosa, Patrizio ha aggiunto anche l'anima, perché evidentemente la mente non basta, quindi parliamo di intelligenza emotiva,
è tutto un mondo meraviglioso. Prima di concludere, Fausto, dobbiamo ragionare sulla necessità della consapevolezza. Cioè, voglio dire, fino a ieri Patrizio era molto conosciuto, ma comunque attirava delle persone che andavano alla ricerca di qualcosa in più, di una dimensione della trascendenza, della comprensione di sé, della spiritualità e così via. Oggi invece lui si è, come dire, stato costretto a fare questo tipo di eventi perché il bisogno di consapevolezza è diventato quasi un dovere, cioè una necessità delle persone, perché quello che è successo, la rivoluzione, lo shock che ci stanno come dire, imponendo in questo periodo, ha ridisegnato, riscritto le regole e tantissimi altri aspetti. Patrizio ha capito che c'è qualcosa da fare. Che cosa vuole fare? Qual è il suo obiettivo? È scritto anche nel libro, ma lo lascio dire. Beh, diciamo che il suo e quindi il nostro obiettivo è raggiungere 1 miliardo di persone e raggiungere con questo messaggio anche semplice, di speranza, di concretezza, che è possibile migliorarsi, è possibile, malgrado, tu dici, la situazione mondiale che ci hanno imposto. In realtà questa è la condizione in cui ci troviamo a vivere oggi e quindi c'è a livello mondiale, questa è proprio un'evidenza, uno stop, no? un interrompere una serie di attività. Non ne possiamo più fare alcune temporaneamente, però in questa pausa, se la vediamo così approfittiamo come di noi stessi, diciamo. Nella pausa, sai, nello sport le pause sono importantissime per recuperare, rigenerarti e arrivare pronto al prossimo allenamento, alla prossima partita. Qui è la stessa cosa, questa è una pausa mondiale, quindi un momento molto prezioso per connettersi a se stessi, a ciò che è importante, e ripartire con, ci auguriamo tutti, se guardiamo a livello mondiale quello che sta accadendo, senza andare troppo nel macro, ma si sente parlare di sostenibilità, di inquinamento, e queste cose siamo noi a produrle, sono le abitudini che noi abbiamo che producono dei risultati. Quindi se noi modifichiamo le abitudini, modificheremo anche Perfetto. I risultati. Bene, allora diamo appuntamento quindi ai nostri spettatori, invitiamo a visitare il sito di Medidea del Awareness Event, troverete poi il link nell'articolo. Ricordiamo che la data è il 28, 29, 30 maggio online, quindi è vero che è qui fisicamente. Chi volesse essere interessato a partecipare di persona, se c'è disponibilità di posti, ci può contattare direttamente Medidea e chiederlo, se sarà possibile dalle leggi. Esatto, ormai ci atteniamo alle disposizioni, ma in ogni caso questa è un'opportunità per in qualche modo scoprire qualcosa di se stessi che forse sapevamo ma che non avevamo mai organizzato. Ecco, perché il momento presente è l'unica certezza che abbiamo. Esatto. Quindi, come si dice, il passato è passato e il futuro non si sa. Quindi, il presente allora, il presente è un dono. Ci resta solo il presente. Bene, ringraziamo Fausto Bigolin. Medidea, un appuntamento Folletti. Con se stessi, ecco, l'appuntamento con se stessi, quello è il dono. Al 28, Marco Cassiano per la nuova rubrica Consapevolezza della 4 Ticino Web TV, vi salutiamo e a presto. Grazie. Voi siete qui per un sogno, capite? Voi tutti quanti siete qui. E tutti quelli che verranno oggi sono qui per un sogno. Desiderano che il mondo sia diverso. Desiderano che il loro mondo sia diverso. Desiderano essere diversi in se stessi. Desiderano avere risposte diverse alle sollecitazioni che il mondo gli dà. Poi casomai non ce la fanno, ma lo desiderano. Perché devo scoprire una rosa di emozioni che sono dentro di me? Io sono ciò che provo, ciò che sento. Perché ciò che provo e sento emana da me. E io comunico grazie alle emozioni che albergano in me. Se tu non riesci a capire qual è l'emozione primaria, la pace, c'è solo tensione per tutti. Se tu invece capisci che il valore
l'emozione che devi coltivare è la pace. La tua vita cambia.